con il giornalista Antonino Morici, capo servizio della Gazzetta dello Sport, quindi onore e piacere scambiare qualche battuta con te. Sei nelle vesti di moderatore per questo evento, la presentazione del libro 50 sfumature di Blu Cerchiato, ricorre insomma l'anniversario dei 50 anni di questa società del Rocca Ravindola. Ma intanto è un piacere essere qui perché è un modo, un'occasione di rivedere tanti amici. E poi è un piacere presentare questo libro perché rappresenta una testimonianza. Lasciare un segno di imprese sportive legate a valori umani credo che sia la cosa più importante. In un calcio in cui si parla di Superlega, si parla tanto di soldi, si parla tanto di compressione di calendario, riscoprire certi valori credo che sia la base di tutto. E quando una squadra è legata al territorio, così come è accaduto a Rocca Ravindola per tanti decenni, per 5 decenni, il valore aumenta, credo che sia una cosa preziosa da tramandare. Sei un giornalista che insomma ti sei affermato in campo nazionale, ma le tue origini sono molisane, se non erro c'è anche una parte di questa piccola comunità di Rocca Ravindola. Assolutamente, i miei nonni hanno vissuto qui per tanti anni, i miei genitori sono legatissimi al paese, quindi per me è come tornare a casa e quindi è un piacere doppio. Penso che tornare in questi luoghi e riscoprire questi valori sia veramente uno stimolo anche per i giovani, per le giovani generazioni, perché il calcio e lo sport è fatto di passione e di valori. Senza di questi è difficile emergere, anche spiccare il volo verso posti più importanti a livello nazionale è impossibile farlo senza i valori, e questa è la dimostrazione che con certe fondamenta si può andare lontano. Molise è la tua terra e insomma ogni volta che torni ricordi da dove sei partito, soprattutto a livello professionale? Assolutamente, ma guardate, vi faccio un esempio molto semplice, raccogliere delle esperienze a livello locale, a livello regionale è la base per far bene a livello nazionale. Fare una telecronaca, fare una radiocronaca senza una tribuna stampa, in mezzo ai tifosi, avversari magari, ti aiuta poi a farlo in maniera perfetta quando sei in un contesto un pochino più semplice dal punto di vista logistico. Quindi è una grandissima palestra, tornare per me è sempre un enorme piacere anche perché rivedo tanti amici.